Mi chiamo Francesco Di Pierro, sono biologo, farmacologo, ho una specialità in immunologia. Da molti anni mi occupo di fitoterapia e di fitoterapia clinica. Attualmente sono responsabile di una società di ricerche che si occupa di sviluppo di preparati e preparazioni farmaceutiche, fitoterapiche e anche di integratori alimentari e dispositivi medici. A chi è rivolto questo corso? È rivolto essenzialmente alla classe medica, ma anche ai farmacisti, come anche ai biologi, ai ricercatori in genere e anche ai nutrizionisti. Un corso di questo tipo è, a parer mio, necessario nell'ambito della medicina allopatica e quindi non della medicina alternativa, perché la fitoterapia è medicina allopatica, in quanto la fitoterapia è ritenuta nel senso comune materia facile. Invece la fitoterapia non è materia facile, è una materia molto complicata. È una materia molto complicata perché una preparazione fitoterapica contiene migliaia di molecole ed è assolutamente molto più difficile studiare il profilo farmacocinetico, farmacodinamico, tossicologico e clinico di una preparazione contenente migliaia di molecole piuttosto che di una preparazione che contenga poche, se non una in termini di attivo e molti in termini di eccipienti. La fitoterapia utilizza molecole che sono anche reperibili nelle piante alimentari e più in generale negli alimenti. L'alimentazione è stata una delle spinte evolutive che ha condotto Homo sapiens ad essere una matrice ricca di sistemi di detossificazione, di enzimi e sistemi citocromiali. Questo genera tutta la problematica delle interazioni fitoterapico-farmaco, dove un semplice fitoterapico molto spesso mal investigato è in grado di abrogare l'attività di un farmaco frutto di sviluppi e di costi lunghi e piuttosto importanti. Il perché e le motivazioni alla base di queste interazioni vengono date in questo corso e vengono chiaramente elucidate. La fitoterapia è poi mal definita, quindi l'operatore dell'ambito fitoterapico non sa in realtà che tipo di formulato usare, che tipo di pianta medicinale e quale parte di pianta medicinale utilizzare, non è al corrente della normativa sui solventi, non è al corrente dei dosaggi correttamente impiegati e scarsamente al corrente del reale impiego clinico di un preparato, di un suo dosaggio e soprattutto degli eventi collaterali che deve attendersi, perché la fitoterapia, purtroppo sporcata dalla terminologia naturale, è ricca di eventi avversi e di interazioni con altri farmaci. Contenuti di questo corso, che si articolerà in circa 16 grossi capitoli, più o meno variamente distribuiti, avrà di sicuro una prima triade di lezioni che toccherà gli argomenti della fitoterapia, della qualità della fitoterapia e della fitoterapia all'interno del settore dell'integrazione alimentare e dietetica. Si sottolineerà in maniera importante i concetti di standardizzazione, titolazione e loro reciproca e reale importanza. Si parlerà lungamente dell'interazione con i sistemi biologici, quindi dei sistemi di detossificazione epatica e dei sistemi citocromiali. Si parlerà di biofarmaceutica e di galenica in fitoterapia. Quindi affronteremo una serie di capitoli, partendo dalla immunomodulazione, poi affronteremo il tema dei flebotrobi, affronteremo il tema della ginkgo biloba e di tutti i suoi variegati derivati, parleremo degli antinfiammatori per uso orale su base erbale, parleremo degli antinfiammatori per uso locale, parleremo delle problematiche più tipicamente femminili, premestruale, menopausale, le infezioni alle basse vie genitourinarie, parleremo dei derivati estrattivi di corretto impiego in gastroenterologia, quindi dei derivati estrattivi nella terapia orale della cellulite, affronteremo poi il tema delle anomalie del quadro lipidico, del quadro glucidico, quindi parleremo di ipercolesterolemia, parleremo di valori di trigliceridi, parleremo di inibizione delle lipasi, parleremo di sindrome metabolica, sindrome X, quindi parleremo della termogenesi e del metabolismo basale e del loro rapporto con i derivati estrattivi a base di catechine gallate ottenute dalle foglie di Camellia sinensis e quindi chiuderemo con il tema delle fibre alimentari con caratteristiche prebiotiche e non prebiotiche. La finalità quindi di questo corso è informare e formare la classe medica e l'operatore sanitario in generale sul corretto uso in fitoterapia dei derivati erbali, intesi per titolazione, standardizzazione, dosaggio, nella pratica clinica di tutti i giorni, in modo da potersi attendere i risultati clinici sperati in base a un razionale di formula ottenibili nella pratica medica di tutti i giorni. Quindi intende formare l'operatore del settore ad un corretto utilizzo della materia fitoterapica.